Salve a tutti, sono un gamer e bentornati su Bermuda Lost Survival. Allora, nella scorsa puntata siamo saliti a bordo della nostra nuovissima zattera vela e abbiamo raggiunto un nuovo bioma pieno zeppo di pericoli. Nei suoi fondali c'erano tantissimi vulcani ancora attivi, non ho ancora capito come la lava funzioni sott'acqua, ma vabbè, dettagli. Ed era anche pieno zeppo di pericolose mine sottomarine che il Delon Gamer è andato a toccare esplodendo male in mille pezzi, ma vabbè, dettagli. Cosa più importante è che siamo riusciti a riportare indietro due nuovissime importanti risorse, ovvero la polvere di zolfo con cui oggi andremo a craftare gli esplosivi che riaprire i container sottomarini, ma soprattutto abbiamo anche ottenuto una grande quantità di minerale di ferro che siamo andati ad inserire nel nostro fonditore ovviamente potenziato, che una volta sciolti ci hanno dato ben 22 lingotti di ferro, sono davvero tantissimi. Quest'oggi li andremo ad utilizzare quasi tutti perché se inseriti nel nostro banco da lavoro avanzato ci permettono di craftare una nuova stazioncina di crafting, ovvero l'incudine. Perfetto, questa la utilizzeremo effettivamente per ottenere nuove strutture e nuove risorse. Vediamo di recuperare anche il ferro e la terracotta. Ottimo, dovrò andare casomai a procurarmene un altro po'. E direi che la nostra incudine la possiamo mettere per adesso qua in angolino nella nostra officina. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo sbloccato nella struttura di crafting. Abbiamo la chest pesante, che ovviamente è la versione potenziata della chest normale che avevamo all'inizio del gioco. Richiede una quantità considerevole di risorse, tra cui il ferro, e probabilmente ci permetterà di contenere il doppio delle risorse rispetto alla sua sorella più piccolina. Ma la cosa più importante è che abbiamo sbloccato il mortaio, che ci richiede delle tavole, 5 unità di ferro e della terracotta. Aspetta che queste le possiamo già trasferire, che a sua volta mi permetterà quindi di triturare diversi ingredienti e farli diventare della polvere. Questo sarà effettivamente indispensabile per craftare i nostri esplosivi. Vediamo se ho abbastanza legna. No, ma non è un problema perché da qualche parte dovrei avere delle tavole. Perfetto, sul nostro gommone ne abbiamo ben 38. Come potete vedere, nel frattempo io mi sono craftato diverse pareti, porte, finestre e via dicendo, perché abbiamo un problema. Mi ha scritto il comune di Legnano e a quanto pare la nostra casa supera i limiti massimi consentiti dal comune per le case costruite sulle zattere abusive. Pertanto quest'oggi andrò praticamente a demolirla quasi tutta e vedremo di ristrutturarla in modo tale da sfruttare al meglio gli spazi a nostra disposizione, così il comune effettivamente non mi fa sfrattare. Perfetto, allora mettiamo qua le tavole e craftiamoci finalmente, yay, il mortaio, che bello! Il terrorista di Al-Qaeda che in me adesso può far esplodere cose. Ottimo! Per adesso il mortaio lo possiamo piazzare direttamente qua a terra. Spero prima o poi che gli sviluppatori mi forniranno effettivamente anche dei tavoli, delle sedie, perché a me è un po' scomodino lavorare a livello pavimento. Possiamo craftarci il terreno direttamente dalle alghe. Ah, con questo possiamo finalmente coltivare le piante. Vi ricordate, abbiamo craftato dei vasi, avevamo i semi, ma ci mancava effettivamente il terreno. Ma soprattutto, se utilizziamo ben 3 unità di carbone, ci possiamo craftare la polvere nera, che a sua volta, vedete, verrà utilizzata dalla dinamite. E mi richiederà 5 unità di polvere nera, 5 di zolfo e 2 corde. Sono tutti i materiali che abbiamo, a parte lo zolfo che devo tornare nell'altro bioma per procurarmelo. La polvere nera, tuttavia, mi richiederà una grande quantità di carbone. E io l'ho utilizzato praticamente tutto all'interno del nostro fonditore per craftarmi sia la plastica raffinata che i lingotti di metallo. Ma vabbè, non è un gran problema, non ci resta che inserire metà dei bastoncini che abbiamo all'interno della nostra distilleria dell'acqua. È un peccato farla lavorare senza acqua salata, quindi adesso vedo di procurarne un pochettino, e l'altra metà all'interno del nostro secchio del barbecue, così lavoreranno in parallelo e in men che non si dica avremo una grande quantità di carbone per le nostre necessità. Ci vorrà, come dicevo, un po' di tempo, quindi nel frattempo casomai iniziamo a lavorare sulla nostra casa. Come potete vedere, ho già iniziato a demolirla. Peraltro dobbiamo anche vedere di sistemare parte del nostro equipaggiamento, come ad esempio dobbiamo migliorare il nostro coltello, che era ancora la versione base, e mi manca un po' di metallo e un po' di bastoncini. Non è un gran problema, sono tutte risorse che avevo nel banco da lavoro qui. Ecco qua, perfetto, e vediamo effettivamente di portarlo all'ultimo livello, visto che mi servirà tantissimo per ottenere le alghe che a sua volta mi daranno il terreno per le piante. E vorrei anche craftarmi con una grande quantità di plastica, ben 10 unità, la borsa improvvisata, che dovrebbe in teoria aumentarmi l'inventario. Vediamo quanta ne abbiamo effettivamente nel nostro fonditore, ne abbiamo 7, ma per mia fortuna ho 8 unità di plastica grezza che possiamo vedere di sciogliere sul fonditore. Aspetta che rubo già da subito un po' di carbone, porca di quelli per porca, lo sto già consumando ancora prima di utilizzarlo per craftare la polvere nera, ma mi serve assolutamente
questa plastica. Allora, nel frattempo, vediamo di immergerci in fondo al mare e vediamo di testare il nostro nuovissimo coltello su queste alghe, visto che ce ne serviranno un bel po' per craftare il terreno per le piante. Allora, prima ogni colpo me ne dava 3, adesso invece me ne dà ben 5, perfetto. Visto che mi serviranno anche un bel po' di corde, vediamo di fare una bella scorta. Ma soprattutto fra pochi minuti potremo finalmente scoprire cosa si nasconde all'interno di questi container. Non appena avrò la dinamite faccio esplodere tutto qua sotto. Aspetta, che mi servono anche dei barili radioattivi da cui ricavare del metallo. Il problema è che non ne sto trovando neanche uno. Forse possiamo utilizzare gli alettoni dell'aereo. Vediamo un po' se questa volta mi dà effettivamente delle risorse. Ecco qua, perché dice di raccogliere. Uila! Perfetto, non ne danno troppi, ma è meglio che nulla, visto che ho utilizzato quasi tutte le mie scorte di metallo. Possiamo raccoglierli anche da qui. Ottimo, non mi ricordo se avevamo utilizzato questo aereo o era tipo il biplano lì, come cavolo si chiamava. Fatto sta che comunque è meglio che nulla, non ce ne danno quanti barili. Olè, ma è meglio che non si dica, abbiamo 20 unità di metallo. Vediamo comunque di portarci anche a casa un pochettino di plastica, perché la mia l'ho utilizzata tutta. E per craftarmi pinne e boccaglio avrò bisogno di una quantità veramente gigantesca di plastica. Occhio allo squalo, porco cane. Aspetta, mi serve assolutamente anche della terracotta per i vasi. Mi pare ne servano almeno 5 per craftare un vaso. E questa... oh, me ne ha data 2 portandomi a 6. Se trovo quel container che è sempre aperto e che respawna, che dovrebbe trovarsi da queste parti, eccolo qua, mi dovrebbe dare una grande quantità di argilla. Perfetto, 10 unità che dopo possiamo mettere nel nostro fonditore. Ok, direi che ci siamo procurati tutto quello che ci serve. Sì, lo so, sto finendo l'ossigeno. Quindi andiamo di tornare a bordo della nostra zatteronza abusiva. Anzi no, aspetta che ho trovato un altro po' di inquinamento anche qua. Perfetto, e sono visto bene. Oh, qualcuno deve aver scaricato un altro po' di materiale radioattivo. Ed infatti abbiamo un barile qui. Olè, devo anche procurarmi un bel po' di legna perché l'ho utilizzata quasi tutta. E un altro, se ho visto bene, perfetto, lo abbiamo qua. Probabilmente quando verranno a salvarmi avrò contratto le peggio malattie e avvelenamenti da radiazioni. Ma vabbè, voglio dire, non ero messo bene neanche prima, eh. Perfetto, allora, vediamo di recuperare tutta la plastica dal nostro fonditore. E perfetto, 10 unità, buttiamo dentro i teloni per quando lo riattiveremo successivamente. E ci possiamo finalmente craftare la borsa improvvisata. Olè, se abbiamo fatto tutto correttamente il nostro inventario dovrebbe aumentare. Sì, di ben 20 kg, è passato da 120 a 140, farà effettivamente la differenza. Anzi, aspetta che lasciamo all'interno anche l'argilla da convertire casomai dopo in terracotta. Vediamo un po' come stiamo a produzione di carbone. 26 unità, perfetto, vediamo di recuperare tutto. E casomai ne mettiamo la metà, ecco qua, dividi all'interno del nostro fonditore, così pian pianino mi scioglie tutto. E l'altra metà cominciamo a scaricarla effettivamente per produrre la nostra dinamite. Allora, ci serviranno delle corde, perfetto, e anche dello zolfo che ho lasciato sulla nostra zattera vela. Ok, vedo che anche il secchio da barbecue si è spento e ci dà ben 33 unità di carbone. Ottimo, finalmente abbiamo tutti gli ingredienti che ci servivano. Trasferiamoli quindi nell'inventario. Vediamo anche di craftarci il terreno per i nostri vasi. Richiede quindi 2 unità di alghe effettivamente per craftarci un'unità di terreno. Dovrò anche farmi un pochettino di vasi. Allora, che intanto che qua mi crafta il terreno, da questo lato spostiamo la terracotta e forse potrò farmi un singolo vaso. Uno, meglio che niente. Ottimo, il mortaio dovrebbe aver finito di convertirmi tutte le risorse. Perfetto, qui abbiamo il terreno e qui abbiamo la polvere nera. Ottimo, ne dovremmo avere a sufficienza per craftare ben 3 unità di dinamite. Craftamele tutte. Richiederà un pochettino di tempo. Allora, facciamo una cosa tattica. Intanto recupero il terriccio per i nostri vasi. E visto che avevo un pochettino di legna, mi sono potuto craftare solamente un paio di piattaforme galleggianti che possiamo metterle direttamente qua. In parte una, e no, non me la girar male all'ultimo, e due. Allora, recuperiamo anche il vaso che avevo lasciato qua. Dato che devo buttare giù tutta la casa, effettivamente mi sarebbe di intralcio. Ne possiamo mettere uno qui e un altro direttamente qua in parte. Perfetto, quindi se accediamo al loro inventario ci possiamo scaricare, aspetta che divido il tutto, metà del terreno, metà dei semi, ecco qua. E presumo richiederà anche dell'acqua. Allora, dividiamo anche queste, quindi mettiamo dell'acqua qui. Perfetto, potete vedere che il tutto si è attivato. Oh, non so quanto ci vorrà, ma pian pianino dovrebbe effettivamente produrci delle piante. Yay! Oltre al pesce posso mangiare anche delle verdure. Cioè, non so di cosa sia sto cavolo di seme, ma vabbè, dettagli. Buttiamo anche da questa parte, quindi i semi, l'acqua e il terreno. Oh, fantastico.
L'orticello del DeLong Gamer, ma dimmi te. Allora, nel frattempo vedo che sta calando il sole all'orizzonte. Che dite, cominciamo a buttare giù a questo punto le varie pareti della nostra zatteronza. E domani mattina... ok, c'ho le porte volanti, ma vabbè, dicevo. E domani mattina, quando sorgerà di nuovo il sole, vediamo effettivamente di metterci al lavoro. La rottura di scatole, che ogni volta che distruggo qualcosa, lui mi ridà indietro solamente metà delle risorse che abbiamo utilizzato per craftarle. Ma vabbè, non è un gran problema, dovrei avere tutto il materiale che mi serve per portare effettivamente a termine la ristrutturazione della nostra zatteronza. Sì, sì, qua gli oggetti volano, aspetta che è inutile distruggere le nostre torce, visto che le possiamo semplicemente, per adesso, spostare qua fuori. Ecco qua, senza doverle ricraftare, che sennò mi richiedono una grande quantità di metallo. Oh mio Dio, si sono accese tutte all'improvviso. Ah, c'è troppa luce. Franco, spostati di lì che potrebbe essere pericoloso. Anzi, renditi utile e tienimi sotto controllo il nostro orticello. Se mai che qualche uccello mi venga a mangiare tutto e poi devo rifare da capo. Nel frattempo potete vedere che ho demolito praticamente metà della nostra casa. Anzi, rimuoviamo anche queste due piattaforme che non mi servono. E guarda, anzi, iniziamo subito il lavoro, intanto che c'è ancora un po' di luce. E vediamo di craftarci delle scale. Oddio, ho ottenuto una grandissima quantità di legna. Vediamo se basta per le scale. Mi servono dei bastoncini, non è un problema. Convertiamo parte della legna che abbiamo ottenuto. E il DeLong Gamer disse mi siano craftate le scale. Perfetto, questa volta le scale ho intenzione di metterle direttamente qua in esterno. Tanto voglio dire, qua non piove mai, porca di quelli per porca. Allora, vediamo di piazzarle lì, girale e voilà, perfetto. Lì farò un terrazzino dall'altra parte che mi permetterà quindi di arrivare tranquillamente alle nostre camere. E poi qua chiudiamo tutto direttamente con pareti, finestre e via dicendo. Ma direi che sono tutte cose che possiamo fare tranquillamente domani mattina. Questo è un rischio di incendio considerevole, santo cielo. Se mi viene l'ispettore del comune, qua davvero mi fanno chiudere baracca. Oh, perfetto, è l'alba di un nuovo giorno, ma soprattutto la nostra zattera non ha preso fuoco. Yay! Allora, se notate bene, finalmente il nostro orto ha dato i suoi frutti, che sono... delle zucche. Cioè, io speravo un pochettino di patata, voglio dire, al DeLong Gamer serve proprio tanto la patata. Ma no, cosa avete capito? Intendo che dato che mangio tipicamente del pesce, pesce e patate sono un ottimo binomio, zucca e patata un po' di meno. Ma vabbè, non importa, allora raccogliamo i frutti del lavoro. Che spettacolo, ed effettivamente ci ha dato un paio di zucche che, ammettiamolo, non nutrono più di tanto, danno semplicemente 16% di cibo. Vabbè, meglio che nulla, mi domando se effettivamente le possiamo cucinare. E a questo punto vediamo di riempire nuovamente i nostri vasi con il terreno, il seme e l'acqua. Perfetto, credo che in realtà basti un'unità di ognuno, ma per adesso vediamo di riempire il tutto. Ok, ottimo, abbiamo zucche in quantità industriale. E casomai io dovrei avere anche un altro po' di terracotta per craftarmi addirittura un terzo vaso. Ottimo, avremo praticamente una grande coltura di zucche. Ottimo, vediamo di metterlo direttamente in parte agli altri. E casomai, visto che ho delle pareti un po' più basse, possiamo isolare un attimino il nostro orticello. Si sa mai che qualche vaso mi finisca in fondo al mare. Nel frattempo sono tornato a procurarmi un altro po' di terriccio. Ottimo, mettiamo il seme e l'acqua. Buongiorno, mi sa che ne serve molto di più. Come potete vedere, questa volta non si è attivato. Oh, quindi servono circa probabilmente 5 unità di terreno. Ok, vediamo se questa volta gli basta sto rompiscatole. Oh, perfetto, adesso abbiamo tutto quello che ci serviva. Ottimo, vediamo effettivamente se ha anche finito di craftarci la nostra dinamite. Sì, ben 3 candelotti di dinamite. Container dei 7 mari, tremate. Ora il DeLong Gamer è diventato un pericolo pubblico. Oddio, lo ero già prima, ma vabbè dettagli. Allora, aspetta che rientro volgarmente nella nostra vecchia cucina. Ero curioso di scoprire se possiamo cucinare la zucca in qualche modo. Ci serviva decisamente del carburante e forse dell'acqua. Non lo so se effettivamente riusciamo a farci tipo una zuppetta, visto che abbiamo craftato anche la pentola, chissà. Ma basta rimandare il piccolo dinamitardo che in me non vede l'ora di scoprire il contenuto di quei container. Più che altro che voglio far esplodere cose. Ah, aspetta un secondo che mi procuro anche un pochettino di plastica, che da queste parti ne spawna parecchio. Come avete visto, me ne servirà parecchia se voglio craftarmi quantomeno le pinne, che mi renderanno decisamente molto più veloce. Sto tizio è di una lentezza davvero incredibile. Ok, abbiamo ben 2 container che possiamo aprire qua sotto. Piazziamo la dinamite, via, 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 tizio, corri, tizio, corri, porca di quelli per porca. Dovremmo essere abbastanza distanti. Ok, perfetto, l'esplosione non mi ha raggiunto. Ah, mi fischiano comunque le orecchie. Squalo, 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 squalo. Ok, ok, ho rischiato tantissimo. E vediamo cosa abbiamo ottenuto. Uila,
Tante cose, ho visto anche del tessuto. Lo so, sto per morirci. E all'interno del container abbiamo trovato 10 unità di pesce crudo che dopo andremo a cucinare, 10 unità di tessuto, non male. E si crafta direttamente dalle corde. Questo non lo sapevo, è un materiale per il crafting avanzato. Nelle scorse versioni del gioco lo utilizzavamo per una macina automatica che utilizzava l'energia del vento per muovere le pietre e triturare il tutto. Questa volta credo sia stata sostituita per adesso dal mortaio. E vabbè, abbiamo anche una grande quantità di bende che prima o poi ci serviranno. Perfetto, allora vediamo di aprire anche il secondo. Non so effettivamente, via di qui, se gli oggetti che troviamo all'interno variano oppure no. Piano, dimmi. Ehi là, ho sentito un attimino l'esplosione in effetti. Ah, le mie povere orecchie. Ottimo, e recuperiamo anche la seconda cassa. Olè. Ok, sembra che fossero oggetti differenti. Questa volta avevamo del pesce, delle bende. Gli altri dovrebbero trovarsi effettivamente nella nuova zona con i vulcani sottomarini. Non male, spero che più avanti con la dinamite potremmo anche vedere di aprire la porta nascosta che si trova là in fondo. Per adesso non so se effettivamente la possiamo aprire oppure no. Io provo a dare un'occhiata veloce, ma non mi sembra che per adesso ci sia il simbolo della dinamite. Dannazione, probabilmente ci sarà qualche meccanismo subacqueo o altro per aprirla. No, vabbè, non oso immaginare cosa ci possa essere nascosto all'interno. Siamo onesti, probabilmente sarà una gigantesca creatura sottomarina che mangerà il povero DeLonGamer e gli distruggerà tutta la zattera, perché mai una gioia. Beh, abbiamo ottenuto davvero un bel po' di risorse, non ci possiamo lamentare. E soprattutto ci avanza ancora un candelotto di dinamite per quando ritorneremo nella zona con i vulcani sottomarini. Allora, vediamo di mettere a cucinare il resto del pesce. E vedo con sommo dispiacere che la zucca me la devo mangiare cruda, ma parca di quelli per parca. Oh beh, poco male, comunque abbiamo prodotto un pochettino di carbone che ci servirà per sciogliere parte della plastica che abbiamo ottenuto. Ecco qua, perfetto. Ce ne servono davvero tante unità per quelle cavolo di pinne. Perfetto, è passata un'altra giornata per me e ne ho approfittato per raccogliere un altro po' di risorse. Allora, direi che è giunto il momento di mettersi a lavorare sulla nostra abitazione. Quindi recuperiamo tutti i vari pezzi. E aspetta un secondo, il nostro orticello ha prodotto nuovamente delle nuove piante. Non ci credo mai, finalmente ho la patata. Incredibile, mi ha dato veramente 3 patate. Sono pieno di patate come non ci fosse un domani. E questi credo che siano dei pomodori. Aspetta un secondo, guarda verdura che ho ottenuto. Oddio, più che patate sembrano delle uova. E ripristina un pochettino sia la fame che la sete. Ah, meglio che nulla. Scusate un attimo, ma io non mi arrendo e provo ad inserirle all'interno del nostro secchio da barbecue. Ah, niente da fare. Aspetta, provo ad aggiungere un po' di carburante. Forse mi produrrà del cibo, chi lo sa, proviamo a buttare tutto dentro, qualcosa accadrà. Allora, cominciamo dal piano inferiore. Voglio buttare giù anche questa parete e al suo posto ci mettiamo la nuova porta che mi permetterà di entrare effettivamente in casa. Casomai qui possiamo chiudere con una parete normale. Da questa parte possiamo mettere un piccolo magazzino, quindi allora chiudiamo qui, perfetto. E qui ci mettiamo un'ulteriore porta. All'interno metterò tutte le chest con i vari oggetti, in modo tale da poter immagazzinare in maniera molto pratica tutte le risorse. Possiamo anche già chiudere con una porta qui e con un'altra porta di qua. Ottimo. Ok, è un attimino più compatta, ma stiamo sfruttando molto meglio lo spazio a nostra disposizione. Ora concentriamoci sul piano superiore. Allora, di sicuro rimettiamo il pavimento qui. Perfetto, questo non ci serve più e lo possiamo cavare. E questa paretina la dovrò rimuovere, perfetto. E al suo posto ci mettiamo la porta di accesso alla nostra camera, con tanto ovviamente di porta, olè. Quell'altra invece servirà quando allargheremo il resto della struttura. Allora, da questa parte possiamo di sicuro mettere una bella finestrella. E di qua invece una parete, no, non una parete bassa, porco cane. Volevo metterci una bella paretonza normale in modo tale da chiudere completamente la parte superiore. Ed infine non ci resta che costruire da questa parte un piccolo terrazzino con i vari tetti. Me li fa piazzare, olè. Perfetto, me ne serviranno penso 3 per adesso e poi casomai lo allargheremo quando costruiremo il resto della struttura. Magari isoliamolo con delle paretine un pochettino più basse, visto che siamo un attimino altini e prima o poi il DeLonGamer, lo sapete tutti, volerà come un povero pirla di sotto. Ecco qua, ottimo. Dovremmo aver fatto praticamente tutto. Questa è la porta che ci conduce nella nostra camera da letto, che come potete vedere adesso è decisamente molto più spaziosa di prima. Va che spettacolo, finalmente il DeLonGamer può star comodo. Queste casse dopo le spostiamo di sotto nel nuovo magazzino. E come dicevamo, questa zona la allargheremo casomai nei prossimi episodi. C'è ancora un bel po' di spazio, ma poi vuol dire c'ho il terrazzino, vista oceano Adriatico. Cosa volete di più della vita? Perfetto, nel frattempo ho utilizzato parte delle risorse per craftarmi un altro po' di finestrelle, perché sennò chi cavolo dormi di sopra con la luce che ti sbarluccica di brutto. E cominciamo a chiudere anche il resto delle finestre della nostra casa che mi ero dimenticato di sistemare negli scorsi episodi. Ecco qua.
e uno anche in magazzino, se no quando piove mi si sbagnano tutte le risorse, cioè non piove mai in sto cavolo di posto, ma vabbè dettagli, e un'altra qua nella nostra camera da letto. Ah, che faticaccia, vediamo anche di sistemare le varie torcine. Allora, di sicuro una qua in angolino, un'altra sul nostro terrazzino di sopra. Fanno anche abbastanza luce, non mi posso lamentare, quindi per adesso la possiamo mettere qui. E una torcia ovviamente andrà messa anche all'interno del nostro magazzino, perché sennò non si vede nulla qua dentro. Perfetto. E posso anche già piazzare le chest che mi sono craftato, quindi una, la seconda la mettiamo qui, perfetto. E la terza casomai ruotata qui in angolino, c'è spazio addirittura per mettere una quarta. Olè, ci potrà andare qua dentro una quantità spaventosa delle nostre risorse. E proprio a voler essere puntigliosi, possiamo mettere un paio di pareti basse in parte alle nostre scale per riuscire a chiudere un po' il tutto. Ok dai, mi ritengo molto soddisfatto, abbiamo sistemato effettivamente al meglio la nostra casa, perché effettivamente sprecavamo una marea di spazio per come era stata costruita prima. Buono allora, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, abbiamo scoperto che il nostro orto produce più di quanto ci saremmo immaginati, abbiamo fatto esplodere container come non ci fosse un domani, e quindi per adesso direi che per questo episodio è tutto, lasciate un bel video nella serie, candidate a crescere, e noi ci vedremo nel prossimo episodio, sempre che il comune non trovi qualcos'altro di cui lamentarsi, perché sennò mi buttano giù tutto, e quindi ragazzi, finirà la serie brutalmente. Ciao ciao!